parlare ai ragazzi del liceo dei beni confiscati alla mafia. È una lezione di legalità abbastanza diversa dalle altre. Ma tutto ciò che riguarda il contrasto alla mafia rappresenta un'importantissima opportunità per le generazioni future di consapevolezza in quello che significa fare antimafia. Sequestrare e confiscare i beni mafiosi è uno strumento che noi abbiamo ereditato dal passato, che è costato anche il sangue dei nostri amministratori e che oggi noi quindi non dobbiamo dimenticare essere uno tra i più efficienti strumenti della lotta alla mafia. E per questo motivo questi tipi di incontro hanno, se non altro, l'obiettivo di suggestionare in maniera positiva le nuove generazioni su quello che è e che deve essere l'incessante lotta al crimine organizzato. Una domanda curiosa che l'ha colpito dei ragazzi. Mi ha colpito l'attenzione, non una domanda, ma l'attenzione posta su queste tematiche, sempre viva, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di natura economica. Sono delle generazioni che hanno una grande consapevolezza di quello che è stato il passato di questo territorio e che quindi vogliono spendersi per questo territorio e alle quali quindi io faccio un augurio e i miei migliori auspici.